Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Vi chiedo un favore di lasciare un commento giù in basso se vi piace di più questo nuovo stile di video oppure preferite quello vecchio, ovvero con la telecamera fissa che poi come fa Rico, che è un po' ripetitivo per dire. E anche per trovare un mio metodo, quindi lasciatemi un commento se preferite questo o volevate il vecchio stile. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con la recensione del Comp M4 Replica Aimpoint. Pagato 60 € se non avete visto l'unboxing, andatelo a vedere e lasciate un mi piace. Allora, innanzitutto è di colore rosso, colore nero, è un red and green dot, pesa all'incirca 400 grammi ed è lungo all'incirca 14. All'interno della scatola ci troviamo questi oggetti, precisamente un kill flash. Come vedete, per togliere la luce, un rialzo di slitta per agevolare la comodità di visione, una batteria non funzionante e il nostro endpoint con due tappi per coprire le, come si chiamano, le lenti. Allora, innanzitutto il dot è veramente in full metal, tranne alcuni tappi che servono appunto per svitare il paraprivano batterie che servono. Che sono in punto in ABS, è solido di per sé ed è veramente un bel gioiellino. Innanzitutto bisogna dire che ci sono questi due tappi, uno in alto e uno a destra, che servono appunto per regolare il punto rosso in altezza e derivata. Inoltre ritroviamo questa regolazione, questa vite, possiamo dire che ci permette di regolare l'intensità del punto rosso e verde. In totale sono 4 per ogni punto. Ci ritroviamo questa grossa vite, sempre in ABS, in plastica rinforzata, che ci permette di allargarla per attaccarla alla nostra slitta. Cosa importante da dire, la versione senza loghi, infatti comparirebbe, se fosse la replica con i loghi, aimpoint in bianco, esattamente lì. Mentre nella originale, che costa 600 € comparirebbe la scritta in nero. Quindi questa è la replica. Aprendo questa vite si può accedere al vano batterie ed è importantissimo perché permette di metterci una pila, una batteria di tipo AA. Che è facile da trovare, comoda, soprattutto perché costa anche poco rispetto alle batterie a bottone, quindi su questo ha un punto in più questo aimpoint. Questa è la regolazione del punto rosso, l'intensità, le vari tipi di intensità, il rosso e poi c'è il verde senza il kill flash. Questa invece è la visione con il kill flash, ovviamente ad occhio nudo non si vede e questa è come si vede sopra il mio fucile. Veramente, veramente un dot che si manifesta nel tutto il suo splendore e fa bene il suo lavoro. L'ho provato in game e funziona benissimo. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un mi piace.